Una struttura del comune di Arezzo che viene vissuta, oltre che dai singoli cittadini, dalle associazioni del territorio. E la Casa delle Culture, inaugurata alla fine di maggio, che si trova in piazza Amintore Fanfani, nella ex caserma Cadorna, molte le attività previste in un luogo aperto a tutti. Un calendario molto ricco, fitto, segno che rispondiamo a una domanda concreta e che c'è la partecipazione di tutti. Nei giorni scorsi la conferenza con l'Università sulla programmazione europea, l'ambasciata polacca ha portato qua la mostra della miniera del sale. E nei prossimi giorni, mercoledì, ci saranno gli studenti del liceo classico che incontreranno rondine per la giornata mondiale della non violenza e il 10 ottobre il convegno nazionale dei centri interculturali che vedrà ad Arezzo insegnanti ed esperti da tutta Italia. E poi corsi di cucina, di cuscito, di italiano, corsi di dopo scuola e tante attività grazie al volontariato e alle associazioni del territorio. Assessore, qual è il motivo della sua presenza? È una testimonianza, è una testimonianza di un modello culturale che la città di Arezzo si è proposta, si è assunta e sta sviluppando. È un modello di integrazione, è un modello di convivenza, è un modello che non usa solo la dialettica ma anche le armi, ma le armi della cultura, le armi del confronto, le armi del dialogo. Del resto l'abbiamo già dimostrata questa collaborazione, proprio con il progetto di Icastica che ha visto proprio in questi ambienti uno dei padiglioni più belli e più frequentati.